Rispetto all'interpellanza di febbraio 2021, dobbiamo registrare che tutte le promesse sono state disattese nei confronti dell'area Vestina, ma anche di parte della vallata del Fino. In particolare parliamo del reparto di medicina del San Massimo di Penne. L'assessore Verì promise, rispondendo a quell'interpellanza, che sarebbero arrivati 10 medici. In realtà oggi medicina funziona con 3 medici, tra cui anche il primario, ed una dottoressa che giustamente è in maternità. Tra questi 3 medici c'è anche una dottoressa che purtroppo, per questioni fisiche, una malattia, diciamo, non può affrontare la turnistica necessaria. Vi rendete conto che non è più possibile mantenere i turni all'interno di un reparto che ha 22 posti letto, che fa gli stessi ricoveri dell'ospedale di Pescara, che attendeva dei medici e i medici non sono arrivati. Anzi, dal 2021 soltanto a giugno del 2023, con 2 anni di ritardo, è stato svolto un concorso per medici di medicina. Sono state assunte 5 persone, tutte queste 5 persone sono state dirottate presso l'ospedale di Pescara. Nessuno è arrivato a Penne, quindi dei 10 medici promessi dall'assessore Verì non abbiamo visto assolutamente nulla. Oltretutto, il primario si trova nella necessità di dover far fronte a reperire risorse umane chiudendo il day hospital dell'ospedale di Penne. Il day hospital del San Massimo, non riconosciuto sulla carta, e ne parleremo adesso nella rete ospedaliera, ma riconosciuto nei fatti, tra l'altro anche delle importanti collaborazioni, quindi un'eccellenza anche con il reparto di medicina del fegato del Gemelli, ci sono stati anche dei trapianti proprio svolti negli ultimi mesi, beh, quel reparto dovrà essere chiuso e quindi Chieti perderà anche questo day hospital, che è un ambulatorio molto importante soprattutto per la cronicità dei malati dell'area Vestina. In più c'è da dire che il reparto di medicina, che prima del Covid contava 22 posti letto e 22 di geriatria, questi reparti, diciamo, è stato ridotto alla metà, sono stati rifunzionalizzati i locali perché ospitavano i 22 posti letto del piano superiore, ma non è stato mai riaperto. Questa è la situazione dell'area Vestina nel momento in cui l'assessore Verì, il presidente Marsiglio e i consiglieri regionali della provincia di Pescara si recano di fronte al San Massimo a inaugurare lavori che sono stati ridotti della metà e sono stati effettuati con 5 anni di ritardo.